Buongiorno uomo. Buongiorno a tutti. Sento sempre. Ci piace. Sì. Ci piace questo collegamento sì. tra te e noi con in mezzo 300 chilometri, ci fa sentire un po' più sicuri e protetti, ma sai? Soprattutto non vi fa sentire le mie ascelle. Perché oggi uomo sei venuto in bicicletta, sì. Com'era il clima della città, com'era? Vuoi sapere com'è l'inferno? Io te l'ho detto, com'è? Te l'ho sempre detto, quando sei nell'inferno vai sempre avanti, Milano è l'inferno, esci, prendi una boccata d'aria, no, l'aria non esiste a Milano, l'aria è quel grigio che vedi quando la televisione è sintonizzata su un canale televisivo morto. Questa è l'aria di Milano. La gente, sono i fantasmi. La gente è armata. È armata di rabbia, di aggressività, è pronta a ucciderti. Vedono un ciclista, gli vanno addosso. Un pedone, gli sparano. Questa è Milano. Fantastico. Senti uomo, ho un paio di messaggi per te. Ho un paio di messaggi per te subito. Un paio di messaggi per te. Per te. Allora, il primo è Sandro di Treviso che dice: ciao Linus e Nicola, potete chiedere a Aldo se mi fa un saluto? Domenica ho la cronoscalata dello Stelvio ed hanno neve, mi fate appunto almeno un saluto. Questo chi è? Il nome di lui? Sandro da Treviso. Dall'altra parte, poi può rispondere a entrambi, scrive Giuseppe: mi piace la corsa con meteo estremi, però la cosa che mi succede è questa: quando corro con 40 gradi, come è successo in questo periodo, mi vengono i brividi di freddo. Perché? La risposta in questo caso è abbastanza semplice, si chiama insolazione. Sì, esatto. Però quindi, sentiamo Aldo. Quindi da una parte lo Stelvio. Da uno molto caldo, dall'altra parte uno molto freddo. Vai, wow. Beh, tenete presente che ci sono delle gare in questo mondo dove passi nel giro di 20-30 chilometri dai 40 gradi ai meno 3, meno 5. Dove? Beh, dal deserto dell'Arizona al Wolf Creek Pass, 3300 metri. Il deserto dell'Arizona, caldo, un caldo che ti succhia tutta l'acqua, che tu guardi le giunture delle mani, dei gomiti, delle ginocchia, diventano bianche. Quello è il primo sintomo che stai disidratando, uomo. E allora potassio, magnesio, per far funzionare il tuo sistema nervoso, i tuoi muscoli, e devi bere, uomo. Perché se uomo, non muori, sì. E poi ti devi coprire, perché quando sali inizi a sentire il freddo. Sai cosa ho fatto io scendendo dal Wolf Creek Pass? Cosa hai fatto, uomo? Non avevo la tuta, i gambali, i bracciali, non avevo niente. Sai cosa ho preso? Ho preso quel nastro che usa Clint Eastwood in Gran Torino, sai quello argento? Certo. Ho preso del cellophane e mi sono legato. Mi sono legato tutto, come se fossi un prigioniero una della mummia, mia bicicletta. Una mummia. E sono sceso, ma nonostante questo avevo freddo. Tremavo. Senti, però è normale che venga freddo. Anche a me sì, capita spesso di correre d'estate sul lungomare sì. E fa talmente caldo che a un certo punto ti viene freddo. È pericoloso quella sensazione. Sì, quella lì è una. Beh, intanto, attenzione, quando tu non stai più sudando. Oh, tu sei fregato, Cioè, se perché? Tu. Perché? Beh, perché comunque. Perché non hai più acqua da sudare. Eh sì, perché il sudore è il meccanismo con cui il corpo crea la sua omeostasi, cioè cerca di regolare la temperatura interna e esterna, cerca di creare un equilibrio. Quando non butta più fuori acqua perché non ce ne ha più, perché non ce la fa, vuol dire che sei fregato, uomo. Ma non sei fregato veramente in questa vita finché hai una storia da raccontare. E se vuoi te la racconto. E la storia ce la racconti dopo la prossima canzone. Questa canzone si chiama Man on Fire. Lui devi si chiama Edward Shea. Magnetico. Man on Fire si chiama questa canzone. Benvenuti nel saloon di Radio DJ. Qui non sparate sul pianista, mi raccomando. Ci sono gli uomini col cappello Stetson, tutti da una parte. Sì, le donne con i gonnoni. Stanno facendo la line dance. Bravissimo. Che è quella danza. Bravissimo. Che si fa spostandosi prevalentemente di lato. Ecco. Uomo! Pensa che questo pezzo che tu denigri, perché comunque. No, stavo disannunciando tecnicamente. pulito a settico, no, imparziale. Questo disco qui è entrato in classifica in America, quindi non nella classifica country, tra l'altro loro sono un gruppo folk, ma è entrato al quinto posto nella classifica generale. È un disco bellissimo, ve lo consiglio, andatevelo a comprare come ho fatto io. Andatevelo a pigliare in quel posto. Senti, volevo sentire il racconto. Qual è la storia che ci volevi raccontare questa mattina? Beh, la storia è una storia fantastica, è la storia di John Howard. John Howard è uno dei membri fondatori del Race Across America, cioè di questa associazione che si chiama Ultra Cycling
Association, che è stata fondata da tre uomini, poi alla fine se ne è aggiunto un quarto, che sono Michael Shermer, John Marino, John Howard. E in pratica cosa ha fatto questo John Howard nella sua vita? Era un ciclista, era uno nato nel Missouri, pedalava, così gli piacevano queste stradine di campagna. Poi a un certo punto è diventato un ciclista non professionista, però ha partecipato alle Olimpiadi, ha partecipato a diverse competizioni internazionali, alcune le ha anche vinte. Però alla fine di tutto questo lui non era contento, cercava sempre di più, a un certo punto dalla bicicletta è passato all'Ironman. Pensate, John Howard che andava in bicicletta, nel 1981 ha vinto l'Ironman delle Hawaii, cioè è stato uno dei primi uomini a vincere l'Ironman delle Hawaii. Questo nel 1981. Nell'82 decide di creare la Race Across America. Ma perché vi parlo di John Howard? Perché è un personaggio incredibile. Pensate. Una domanda, Aldo, perdonami, una domanda soltanto. Sì. Si è appena tenuta quella di quest'anno. Sì. Te ne parlerò dopo. Volevo solo dirti volevo soltanto dirti cosa ha fatto di veramente sensazionale John Howard nella sua vita. A un certo punto ha vinto l'Ironman, organizzato la prima Race Across America. Partecipando alla prima Race Across America e arrivando secondo, erano in quattro, lui è arrivato secondo, ha deciso di battere un record. Ascoltate bene, esiste un record di bicicletta dietro alla macchina che viene fatto nel deserto di Bonneville, nello Utah. Hai presente il deserto di Bonneville? Bonneville come le Triumph degli anni 60. Prendono il nome da quel posto lì, è un posto incredibile. Dove si facevano i tentativi di record. Inizia a socchiudere gli occhi, perché la luce è accecante, è un deserto salato, bianco. Lui si è messo dietro una macchina, doveva battere un record di 135 miglia all'ora. Okay. In bicicletta, dietro la macchina. Scusa, che bicicletta c'ha? È una bicicletta normale. Ma era legato alla macchina, no. Si crea un vortice dietro questa macchina. Cioè, è vero, macchina me l'ha detto anche Pezzetti sta roba. Si crea molti ciclisti si allenano. Lo fanno, con i camion. Sì, si allenano dietro le macchine, escono. Sì. C'è un allenamento settimanale dietro la macchina, ok? Sì, per aumentare la pista. Ciao Filippo. Filippo è uno che fa così. Esatto. Filippo una volta alla settimana parte i suoi ragazzi. Ok, John Howard si mette dietro questa macchina, ok? La cosa più perché ricordiamo, l'hai detto appena, si crea un vortice che ti spinge praticamente. No, ti risucchia uomo. Okay, quindi questo qua per fare 120 miglia, 150, quante sono, si è messo dietro a un camion. No, una macchina che ha una forma di una specie di siluro. Si mette dietro a questa macchina e inizia a pedalare. A disposizione 4-5 minuti perché è pericolosissimo. Uomo, se cadi. Sei finito, sei fregato uomo, anche se hai una storia da raccontare, sei fregato lo stesso. Che anno era uomo? Che anno era? Credo che fosse il 1985, esasperate come quelle di oggi. Aveva un telaio un po' più allungato, comunque era una bici da corsa, si mette dietro, dopo 4-5 minuti il contamiglia fa segnare 165 miglia per ora. Questo è John Howard. Ok. Questo 165 miglia. Nel deserto di Bonneville, il 20 luglio del 1985. Uomo, una cosa incredibile, ma i tempi stanno ancora cambiando. Perché vanno basta. The Times They Are Changing, un grande pezzo di Bob Dylan di molti anni fa, ripreso da Flogging Molly. Questa è Radio DJ, siamo in collegamento con Milano con Aldo Rock. Due messaggi che ti servono, o quantomeno che chiedono la tua benedizione. Ci sono quattro ragazzi in partenza per Zurigo. Domenica c'è un altro Ironman di Francoforte di domenica scorsa. Sì. Anzi, devo fare i complimenti alla nostra amica Lu, che domenica scorsa è andata anche troppo forte. Mi comincia a preoccupare. A Francoforte, è andata a Francoforte. Sì.
brava. E ha fatto 11 ore, 11 minuti e 11 secondi. La vorrei ammazzare. Brava, 11, 11, 11. Almeno avrà le corna. Non ho altre spiegazioni. Sai che l'11. Ricordiamo. Sì, è la cosa che gli ho detto anch'io. Ecco, voglio tornare su quanto detto prima da Aldo Rock. A quante miglia orarie andava? 165. Cioè, ecco, volevo ricordare che l'equivalente in chilometri orari è oltre i 200 all'ora. Oltre 200 sì. all'ora. Sì, per non farci mancare. Allora ci sono Demi, Tista, Mau e Dea che sono in partenza per Zurigo per fare l'Ironman domenica prossima e chiedono una benedizione da te, ma per fare un po' meno gli esotici volevo salutare anche due ragazzi che sabato prossimo fanno la Vigevano Sanremo in bici di notte, 270 chilometri anche in questo caso. Quindi un abbraccio a tutti quelli che hanno una piccola impresa da compiere nel prossimo fine settimana e non soltanto. Com'è andata la Race Cross America di questo weekend, la scorsa settimana? Perché ti ho detto i tempi stanno cambiando? Perché il tempo della Race Cross America, quindi il tempo minimo con cui è stata fatta questa impresa, ricordiamo quasi 5.000 chilometri dalla costa del Pacifico, esattamente da Oceanside vicino San Diego ad Annapolis nel Maryland, quindi sulla costa atlantica, il record era intorno alle 8 giorni e 7-8 ore. Benissimo, è arrivato uno svizzero, un rookie come te, Linus, un debuttante. Sì. Studia le nanotecnologie applicate sui liquidi, quindi uno sì. Ho come la sensazione che ci stai per dire qualcosa di brutto. Una mente mi sta indorando la pillola. No, questo signore ha vinto la Race Across America. Questo signore, quindi il record precedente, ripetilo perché me lo sono già dimenticato. 8 giorni e 7 ore, 8 ore non mi ricordo. Sì? Questo Reto Scock si chiama, svizzero. Famoso per la retroscopia. Reto Scock. Non ha mai dormito. Ha attraversato l'America in 8 giorni, 6 ore e 29 minuti. Beh, io penso che non era. Penso che non riesce a leggere. No, penso che non era. Cioè, allora, si vede che non ci siamo noi con gli occhiali, no, Ciccio. No, penso che questo qui non è un uomo, cioè uno che non dorme mai. Capisci? Uno che non dorme. Minchia, anche mio cugino che fa lo spacciatore una settimana che non dorme. Sì, ma il tuo cugino fa lo spacciatore di notte e poi di giorno dorme, capito? È giusto, invece, bravo. Invece questo qui pedala sempre, capisci? Pedala sempre. E qualcuno gli ha detto: ma tu sei un animale. No, molto peggio. Ragione. No, gli ha risposto: molto peggio, sono un umano. Cioè, è un umano nel senso che tutto è possibile, uomo. Nella vita tutto veramente è possibile. Sì. Anche abbassare il record di Race Across America. Una cosa incredibile, però. Posso dire una cosa, Aldo? Dimmi. Posso dire una cosa? È sicuramente una grande impresa, però mi rifiuto di pensare che uno possa fare una cosa come questa soltanto con le sue forze, senza, diciamo, chimica. Solo con le sue forze consentite. No, ha fatto una cosa che gli altri non hanno fatto. Tu sai che per allenarsi per queste gare, come l'Ironman, tu non puoi allenarti 8, 9, 10 ore per fare l'Ironman. Ti alleni. Certo. Lui, 2 mesi prima, è andato in America, 2 mesi prima di fare la Race Across America, ha fatto un'altra Race Across America. Certo. Dormendo. Lui ha fatto questo, capisci? Dormendo, normale, si fermava al motel a dormire. No, però. Con dietro la macchina, ha fatto la stessa cosa, capito? Cioè si è allenato 2 mesi prima e ha fatto la stessa cosa. E 2 mesi dopo ha fatto la Race Across America e ha battuto questo record. Una cosa incredibile. Oggi quando fate la Coppa Cobra. Se io la vado a fare adesso e poi la rifaccio stasera. Pensate così a questi uomini qua, perché questi uomini di Race Across America sono degli uomini incredibili. Ricordati, Linus, la loro stanchezza è stata la mia stanchezza, la loro fatica è stata la mia fatica, il loro coraggio è stato il mio coraggio, la loro forza di volontà è stato il mio ossigeno. Quante Race Across America hai fatto, uomo? Ne ho fatte 4, non ne ho finita neanche una, però non sono pigro come voi.
ok? Quindi digi, soprattutto al, ciao, al, no, amico, no, ciao, il tuo amico, quello che ti sta a fianco, il giocatore di dama. Ciao uomo. Uomo, ciao. Vai dalla formica. Tu che sei tigro, ciao. Guardala e impara, ciao, a diventare saggio. Corri, ciao, uomo. Ciao. Ciao uomo. Ciao. Ciao.